da lunedì 26 settembre che siamo qua a presidiare, come possiamo dire, le bugie che fino adesso ha raccontato Marchionne. Aveva promesso che ci fosse stata l'avvio di nuovi modelli produttivi e subito si è rimangiato. A tuttora qua a Mirafiori i lavoratori sono in cassa integrazione da febbraio, non viene rispettata la rotazione, i lavoratori che fanno venire a lavorare sono sempre gli stessi. Per questo stiamo protestando insieme ai colleghi di lavoro che ritengono questa situazione insostenibile. Per questo abbiamo anche organizzato per domenica 9 ottobre un'assemblea dove parleremo con i lavoratori delle possibili soluzioni a questo problema. Ok, ribadisco un po' le cose che ha detto Enzo Saraco. Siamo qui davanti alla porta 2 per protestare contro l'accordo e contro la politica locale e nazionale che sostanzialmente non fa quella giusta pressione che ne possa rispettare gli impegni presi. Ovviamente non siamo d'accordo, anche se lui, come sta raccontando, volesse unire il sub a Mirafiori, è ovvio che ancora una volta è il caso di ricordare che per fare questa produzione ai lavoratori gli vengono peggiorate le condizioni di lavoro, vengono cancellati i diritti e in qualche modo c'è anche la possibilità di poter licenziare. A Marchionne gli è stato concesso tutto, i falsi profeti a questo punto non siamo noi, i falsi profeti sono Chiamparino, Fassino e lo stesso Cota che si sono sdraiati sulle posizioni di Marchionne e che oggi hanno delle difficoltà a far rispettare a questo signore che continua a raccontare un sacco di bugie e prende in giro i lavoratori. Ribadisco ancora che qui c'è un problema di cassa integrazione, la busta paga ormai è arrivato a un livello di 800 euro al mese, quindi è impossibile continuare a vivere in questo modo, non si arriva altro che alla fine del mese, neanche la prima settimana. Una volta che hai pagato l'affitto, le bollette, mangiare diventa quasi un lusso. Rinnovo l'invito a venire domenica 9 ottobre alle ore 19, ci sarà un'assemblea aperta a tutti i lavoratori e a tutte le realtà che sono in difficoltà, in cassa integrazione, licenziati e precari. Dopo l'assemblea ci sarà uno spazio musicale, approfittiamo di questo spazio musicale per poter fare in modo che molti lavoratori vengano numerosi. Oltre a essere d'accordo con loro, io invito tutti i nostri colleghi tutti i giorni a essere qua perché ormai siamo giunti a un punto di non ritorno, per cui se tutti vengono qua e facciamo vedere a questa azienda che ci teniamo al posto di lavoro, non dico che cambiano le cose, però facciamo vedere che noi al nostro posto ci teniamo.